Buonasera, siamo a Livigliano. Ancora qua girano macchine di polizia, carabinieri, guardie di finanza, coloro che danno questi verbali a dei poveri fanciulli indifesi in mezzo alla boschina che stanno baciandosi. Oggi di queste persone, se due siamo colonizzare penso siano male. La giustizia deve fare giustizia, non pensare ai fatti degli altri, non deve pensare che quelle persone che vanno in lavanderia a lavarsi i suoi panni devono prendere la multa, anche con coloro che girano in bicicletta per andare a fare la spesa. Ancora questa mattina un mio amico di Lido Adriano ha preso 600 euro. Non vorrei essere così cattivo con quelli della magistratura, con quei avvocati che si beccano soldi dei nostri poveri. Perché alla fine di questo coronavirus tutti quei denunciati che sono stati denunciati la pagheranno assai questa cosa. Ancora oggi ho sentito che hanno dato 600 euro agli artigiani, ma non glieli hanno mica dati i 600. Perché prima hanno tolto trattenute e tutto quello che serviva allo Stato e poi si sono trovati 150 euro nei bonifici. Allora vuol dire che Conte e altre persone politiche vadino a casa, anche perché non vorrei essere frainteso, perché vorrei dirvi a tutti, carissimi italiani, italiane, francesi, inglesi, calabresi, siciliani, crotonesi, agrigentini, macedoni, greci, africani, albanesi, argentini, tunisini, russi, polacchi, marocchini, ma a tutto il mondo, i mercenari di uomini scafisti, persone che per denaro corrompono ladri, furfanti di tante serie, dalla serie A alla Z, ma si potrebbe dire il mondo inserito tutto in una sfera glaciale, ma vorrei dire di più, dall'America all'Europa, del futuro, ma non solo ora, da anni dalla politica corrotta. Vorrei dire grazie mafia, perché ha dato da mangiare a tante persone. Quello che cosa, ma non solo gli altri, perché così posso niente. Nei pizzi ancora oggi e ieri, grazie, così non abbiamo più la pensione. Vorrei dire grazie a chi devo dire, all'Italia, all'Inghilterra che ha dato. Parliamo della Germania. Ebbene, grazie Merkel, perché i suoi dipendenti hanno dato soldi. Ai nostri italiani gli abbiamo dato della merda. Ai nostri italiani. Lavoro, disoccupazione. Invece di dar lavoro, creare fiducia, creare tante cose, li mandiamo a casa. Disoccupazione del mondo. Vorrei dire ancora che questi vizi li hanno solo loro. Abbiamo visto persone che per denaro negli anni 70-80, anche poi più avanti in questi anni, sono successe cose veramente strane. Persone che hanno perso la vita sui ponti che sono crollati, hanno perso la vita nei campi, hanno perso la vita nei luoghi di lavoro. Parliamo di Taranto, parliamo delle acciaierie, Mercegaglia, parliamo della gente che ha perso il lavoro anche da Mercegaglia, ma non solo qua. Anche in tante Italie, perché nel sud nessuno o pochi hanno investito. Poi ci lamentiamo se dobbiamo dargli un reddito di cittadinanza. Come fanno a campare questi? Vorrei sapere, perché non si deve toccare più la patrimoniale a nessuno, gente che lavora, che ha sudato. I figli e i miei figli e gli altri miei figli che arriveranno non devono pagare per gli sbagli politici di una politica sbagliata. Vorrei
forse ringraziare Craxi, perché almeno lui ha detto che aveva rubato. Ma quegli altri che non hanno, che sono stati zitti, vorrei dire veramente che si sbaglia su queste cose. Da un Andreotti a un Moro, a un Leone, a un Amato, Antoni, Bertinotti, Cofferati, Berlinguer, tra politici e sindacati, poi ancora da Aldo Moro, colui che voleva migliorare l'Italia, ma a tanti forse dava fastidio. Così, dopo aver ucciso diversi uomini dalla sua scorta, hanno fatto fuori pure lui. La storia è finita. Ancora oggi non si sa e non si saprà mai la verità, perché le verità scottano per tanti. Ma ancora in questi anni, da Tremonti, Brunetta, la Gelmini, Matteo Salvini, colui che voleva salvare il mondo, voleva veramente salvare il mondo, doveva creare lavoro anche per gli emigrati. Non voglio fare una politica strana, però è da anni che manteniamo queste persone con hotel di lusso, telefonini, gli diamo anche 35 euro, non più 50 al giorno, quando abbiamo pensionati che vivono con 250 euro al mese. Non vorrei ancora essere scabroso, perché la sanità anche qua in Italia si paga, perché quando colui va a fare la visita deve pagare il ticket, le medicine si pagano, e perché sono tutte in fascia A e non sono in fascia B o C, si pagano. Vorrei dire, è vero che Berlusconi ha dato 10 milioni di euro al capo Expo di Milano, ma ci sta creando scompiglio per il MES, perché vorrebbe questi 35 miliardi di euro, perché per la sanità. Ma quei soldi che hanno rubato prima, vorrei sapere dove potevamo già essere ora, in Serie A. Potremmo aver distrutto 100 milioni di volte questo virus. Invece si è pensato a mangiare. Ai coltivatori diretti non diamo nulla. E loro hanno pensato di dare anabolizzanti agli animali per riuscire a vendere e guadagnare. Abbiamo comprato grano dalla Grecia. Aveva dentro questi cazzo di germi, chiamiamoli così. Stiamo mangiando merda. Non stiamo mica mangiando bene. Abbiamo i supermercati con dentro la carne che sta scadendo. La carne che sta scadendo sono avanzi di capannone e li stiamo pagando cari. I nostri figli non si sa se avranno un lavoro. Non si sa come ci andrà a finire. Ancora oggi si parla di patrimoniale, ma vorrei sapere voi italiani. Qua si parla male di tante città, di tante strade, perché ci sono tante persone che sono venuti qua perché nei suoi paesi avevano la fame. E se non volete capire queste cose, io voglio andare in questi paesi. Spero che qualcuno mi aiuti. Ha dei soldi per comprarmi un biglietto d'aereo per andare veramente a vedere queste cose, perché quando di fame non c'è lavoro, si muore veramente in modo inabitabile di queste cose, perché questa è una grande sfera glaciale, è una grande sfera che non può andare bene, anche perché abbiamo visto ancora in questi giorni ragazzi che si amano e non c'hanno mica i soldi per sposarsi. Non c'hanno mica i soldi per comprarsi una casa. E oggi vediamo questi gendarmi, queste polizie che dà le multe a questi innamorati. Dov'è il buon senso? Vorrei sapere veramente dove si trova questo buon senso. Vorrei così dire anche quelle poche parole che voglio dire. Forse la gente non si ricorda della nostra Lombardia, con tanti fallimenti, chiusure delle fabbriche. Ricordiamo la Peraboli, ora Maschi, ricordiamo la Omas di Pontevico Brescia, la Scalvenzi, l'Umberto Piacenza, la Tamoi e tante altre fabbriche che sono state dismesse, ma anche qua in Emilia Romagna tante fabbriche sono state chiuse e ancora oggi ci sono disoccupati. Non voglio parlare male, ma abbiamo avuto anche tantissime morti sui luoghi di lavoro dall'imprenditoria edile, da coloro che artigianalmente si sono messi con quattro soldi messi lì e dei mutui della banca a ricostruire e a mettere a posto case.
Abbiamo parlato tante di questa stabilità che non esiste. Abbiamo parlato della scuola. Quanti professori che hanno preso denaro senza dar studio? Quanti diplomi sono stati venduti? Quante cose che ho nel cuore e nell'anima. Dobbiamo ripare le strade, dobbiamo sistemare marciapiedi, dobbiamo pulire gli alberi da potare che fanno schifo. Abbiamo gli scarichi da rimettere a posto. Abbiamo veramente da rifare le case ad Amatrice, nel sud. Abbiamo ancora l'Aquila. Abbiamo ancora da ripristinare le tranvie, le ferrovie dello Stato. Abbiamo i treni che volano a destra e a sinistra senza sapere perché ci sono i morti. Abbiamo tantissime co cose da fare. Avremo bisogno anche di rientrare con tutti i debiti contratti. Ma chi li deve pagare? Sempre il popolo, i pensionati, la povera gente, i miei figli, i nostri figli. Poi il Papa mi dice che noi italiani non facciamo più figli. Non si può più creare figli italiani. Perché costano 3 miliardi appena che vai fuori dall'utero della madre. Non si può. Non si può più neanche fare figli. Perché questi cuori che devono battere nel nostro cuore e al di fuori del nostro cuore hanno già un debito. Ed è una cosa che non si può andare avanti. Le pensioni, coloro che hanno versato milioni, miliardi, oggi ti danno una briciola. Non riesci neanche a mangiare. Abbiamo visto coloro che hanno mangiato la povera Desirée, la povera Pamela. Quante di queste ragazze sono state stuprate? Quante? La giustizia inganna, l'Italia va in galera. Chi ammazza tutti i sani, tutti fuori. Non vorrei fare il discorso di Badu, che a Milano ne ha fatti fuori 15. Non vorrei diventare come Badù, ma forse mi conviene diventare come Badù, perché giustamente qua la giustizia non esiste più. Qua c'è gente che non si può andare avanti. Abbiamo il sud da far ripartire, alla grande. Abbiamo la pesca da far ripartire. Abbiamo gli allevamenti. Abbiamo anche i nostri negozi tutti da riaprire nel mondo. Vorrei dire, basta. La residenza bisogna darla a tutti, anche agli stranieri, perché il diritto di voto dobbiamo averlo tutti. Dobbiamo cambiare questa testa. Dobbiamo cambiare questa civiltà. Bisogna ridonare felicità al mondo. Al popolo bianco, rosso, verde, giallo, ma che si comporti bene, che ci sia una grande felicità per tutti, un piccolo mondo di denaro per tutti, una piccola fattispecie di quelle cose che sono andate via, abbiamo perso, perché questa politica liberale ha solo detto falsità, Pinocchio. E difatti Johnny Dorelli aveva fatto la canzone già tanti anni fa, la canzone di Pinocchio. Oggi abbiamo un conte Pinocchio, ma non solo lui. Vorrei parlare anche della Lega, anche se qua in Romagna ha acquisito un sacco di voti, ma ha perso lo stesso. Colui che era già in poltrona, era già là a Roma, che doveva pensare ai lavoratori. Doveva pensare all'emigrazione, doveva pensare ai pensionati, doveva pensare a quelle cose che servono in questa Italia. Invece se n'è andato. È venuto qua in Romagna con Berlusconi, con la Meloni. Ma cosa credeva di fare qua in Romagna? Qua in Romagna ci sono diverse cose che vanno bene, però c'è da far ripartire il turismo. Dobbiamo far lavorare questi lidi, Lido di Dante, Lido Adriano, Marina di Ravenna, Punta Marina, tutto il litorale romagnolo per un grande turismo, come Cervia, Milano Marittima, Rimini. Qua ci vogliono i soldi per far ripartire l'economia.
Non ci vuole dare la multa a due ragazzi che si baciano. Questo non è buon senso. Se poi loro si vogliono positivare o avessi uno qualcosa, sono fatti suoi. La politica, la giustizia non deve entrare in casa degli altri. Come ha fatto gli assistenti sociali, quanti hanno portato via i bambini alle loro madri? Poi mi parlano di che dobbiamo essere onesti. Ma allora la mamma che fa un bambino, tu assistente sociale vieni a portarmelo via. Allora se non riuscirò, posso dire all'assistente sociale che se non riuscirò a dargli da mangiare, che venga ad aiutarmi, magari con un pezzo di pane, perché nostro signore è sceso da cavallo per prendere una briciola di pane. Invece qua si parla solamente di portare via bambini. Negli ospizi, tutti zitti, ora si aprono le magistrature e poi alla fine sarà come prima, tutto silenzio tace e la gente è morta. Ma però non si dice perché sono morti. E queste risposte nessuno le dà, nessuno. Perché quando si va in televisione, ecco, ti bloccano. Che si cambia discorso, dalla A si va alla B, alla C, alla D. Non si finisce un discorso. Invece si dovrebbe finire un discorso per poi ricominciarne un altro. Perché prima ci sta il lavoro, poi ci stanno le case, poi ci stanno i pensionati, poi ci sta la sanità, l'agricoltura, poi ci stanno le fabbriche, i luoghi di lavoro, le pensioni. Ma guardate che ci sono tantissime cose da mettere a posto. Non vorrei essere così scabroso, ma Dura vuole veramente cambiare questo mondo. Lo so, per adesso ho sempre perso. Mi dispiace, non sono Berlusconi, non sono colui che c'ha i soldi, perché se fossi oggi Berlusconi, io li manderei tanti a spazzare i gabinetti e li porterei qua a Lido, tante persone, tante guardie, a tagliare l'erba bene, a pulire le piante, a pulire le spiagge, a raccogliere sacchetti di merda. Invece che qua tutti in silenzio, qui neanche le foglie si muovono. Vorrei così ringraziare tanti ragazzi che mi vogliono bene, ma però qua ragazzi, se qua non mi date una mano, non posso prendere l'aereo per correre, non posso prendere l'aereo per correre. Grazie, grazie a tutti, grazie. Grazie, ci sentiamo, grazie. No, perché come prima mangiavo i papiri, adesso hanno mangiato tutti i vecchi.